Bene, bentornati. Siamo dunque sempre nella parte 3, quindi nella terza puntata. In particolar modo questo è il contenuto. Abbiamo visto nella sottoparte A, abbiamo visto sostanzialmente le installazioni. Adesso vediamo la sottoparte B, in cui vedremo altre installazioni, non più del sistema operativo, ma del software che deve stare all'interno del sistema operativo per le nostre esigenze. Benissimo, quindi allora ripartiamo da dove eravamo, dove ci eravamo fermati. Vedete che il Linux poi è giunto a conclusione. E ecco, invece qua vedete che sembra in grigio in questa maniera, perché questa è un'altra cosa che volevo farvi vedere. Se io voglio, per esempio, vedete, la posso mettere in pausa. Questo grigio così significa che è in pausa. Io per esempio faccio così, tolgo lo stato di pausa e lui mi torna esattamente come era prima. Ok? Può servire per alcuni scopi. Poi, tra l'altro, con VirtualBox si possono anche clonare le macchine virtuali in modo tale da farne delle copie. E naturalmente, per esempio, se io ho questa macchina qua, no, io volendo potrei fare, ovviamente prima la devo spegnere, e poi faccio Export Appliance, e in questo modo potrei ottenere un punto OVA già pronto. Quindi, come vi dicevo, per esempio per scopi didattici o anche di produzione o di qualsiasi motivo, per qualsiasi motivo, io potrei realizzare una macchina quando è pronta, è finita e pronta per tutto quello che mi serve, posso realizzare il file.ova. Naturalmente fate attenzione ai problemi delle licenze, perché naturalmente con Linux non c'è nessun problema, ma con Windows questa cosa ovviamente non si può fare. Questa è un'eccezione perché la Microsoft mette a disposizione questa macchina virtuale esplicitamente per scopi di test, per cui qui non abbiamo problemi. Ora, quindi qui sostanzialmente siamo pronti, quindi siamo nello stesso punto di prima, quindi io clicco, dopodiché ci scrivo test come password perché avevo scelto quella come password, quindi possiamo procedere di qua. Adesso qui dovremo sostanzialmente installare il software. Che software intendo? Beh, naturalmente le parti di base del sistema operativo, cioè quello che ci serve, poi sostanzialmente vedete qui adesso lui sta terminando di fatto le ultimissime parti dell'installazione, mi fa una specie di tutorial, ok? Io faccio next un paio di volte senza particolari interesse, ok? Quindi qui siamo a posto e quindi qui siamo a posto. Allora, la cosa importante da fare per Linux che abbiamo già fatto, allora facciamo una cosa, questa mettiamo un attimo in pausa, così occupa un po' meno CPU. Allora, questa qui adesso innanzitutto andiamo a vedere che i device siano tutti a posto, vedete la rete è a posto. Anzi, andiamo a guardarlo dall'altra parte. Vabbè, sentite, proviamoci. Allora, proviamo a mandarlo a tutto schermo, vediamo se è tutto a posto. Anche lì come prima, host più F. Ok, ha funzionato. Quindi questo significa che abbiamo messo tutto a posto. Adesso quindi a questo punto però io farei, vedete, io posso andare giù oppure in alternativa host, cioè il tasto host, cioè CTRL destro più F, ok? E sono tornato nella situazione di prima. Volevo provare però a installare le guest additions che mi servono, come vi dicevo, ad esempio per fare copia e incolla, eccetera. Per Windows l'abbiamo già installato. Vedete che lui qui nel frattempo sta cercando di, vorrebbe installare anche tutti gli upgrade, ma non è il momento, ok? Quindi noi facciamo Devices, Insert Guest Additions. Il principio è lo stesso, cioè viene inserito un disco virtuale fittizio, ok? Quindi io faccio run. Dopodiché questo mi chiede anche la password, test. Dopodiché lui in realtà qui la faccenda è un pochino diversa, però è simile, tutto simile comunque a quella di Windows, quindi lui prende questo codice e va a patchare il kernel, cioè lo aggiunge questo codice al kernel del sistema operativo, cioè al sistema operativo stesso, in modo tale da far sì che il sistema operativo che gira all'interno della macchina virtuale possa dialogare con, quindi nel sistema guest, possa dialogare con il sistema host, cioè il portatile fisico, il computer reale, ok? Vedete che lui ha terminato, mi dice press return to close this window, io premo return e quindi in teoria qui dovrei essere a posto. Ok? Quindi adesso proviamo anche qua, vediamo un po' se mi riesce il giochino. Allora adesso qui noi facciamo una cosa qua, vabbè comunque insomma diciamo che dovrebbe funzionare. Proviamo a mandarlo di nuovo in full screen.
Perfetto, direi che è tutto a posto. Quindi io direi che a questo punto noi facciamo una bella cosa. Allora, qui questo lo possiamo chiudere, non ci serve salvare questa cosa. Poi qui vedete che io ne ho più di uno. Vado a prendere la macchina virtuale Windows, la metto qua. Poi vado qua, tolgo lo stato di pausa e tolgo anche questo che non mi interessa. Non save. E poi lo mando a tutto schermo con lo stesso meccanismo di prima. Ok? Quindi questo significa adesso qui si dovrebbe risistemare, comunque è full screen. Quindi io a questo punto dovrei ritrovarmi con, vedete, io qui se scorro i miei schermi, vabbè, questa è la webcam. Dopodiché qui ho il mio Firefox e dopodiché qui ho Linux nella macchina virtuale e qui ho il Windows nella macchina virtuale. Benissimo, quindi a questo punto la prima cosa che dobbiamo fare all'interno della macchina Windows è scaricare Firefox. Firefox perché per esempio può servire per Snap, ma può servire in generale perché diciamo che il browser Edge non è molto valido per alcune cose, quindi meglio Firefox, quantomeno io preferisco Firefox. Quindi noi ci mettiamo qua un attimo. Ecco, qui ci scriviamo Firefox. Vedete che sta cercando usando Bing come motore di ricerca e non Google, perché è ovviamente di proprietà Microsoft. Adesso lui cerca, vedete download, benissimo, ha trovato. Download now, vedete che siamo su mozilla.org, quindi download now. E adesso lui dovrebbe a tutti gli effetti scaricare il file, vedete save. Io faccio save, va bene. E poi faccio view downloads. Ecco, vedete che adesso lui sta effettuando il download. Fatto. Facciamolo partire. Poi, mentre questo procede, andiamo dall'altra parte. No, scusate, sta OBS. Ok, vedete che adesso ci arriviamo, adesso qui, ecco, bell'errore. Ok, now installing. Purtroppo il mondo dell'informatica dovrebbe essere fatto di tutte cose perfettamente ripetibili, ma purtroppo non è così. Comunque, vedete che lui sta installando, ok? Cioè, insomma, sta iniziando la parte di installazione, quindi torniamo al nostro Linux e procediamo con qualche installazione anche di qua. Allora, noi dobbiamo sostanzialmente sotto Windows e sotto Linux installare il CodeBlocks e Python, perché ci servono, per farvi, mi servono per farvi vedere nella prossima puntata i programmi che abbiamo visto fino ad ora sia in C che in Python, li abbiamo visti in Snap. Okay? Quindi, allora, tanto per cominciare, qui apriamo l'equivalente della linea di comando, della command line. Scriviamo qui dentro terminal, ok? E vedete che lui mi apre un terminale, ok? Quindi se volete, se è un po' troppo scritto un po' piccolo, deve bastare fare CTRL più e vedete che aumenta un po' le font, ok? Adesso poi questo lo vedremo poi nella parte C, però per il momento accontentiamoci di effettuare l'installazione, ok? Allora, per effettuare l'installazione si usa un comando tipico di Ubuntu, quindi è inutile crearsi troppi problemi. Scusate, voglio solo vedere se Windows sta procedendo. Sì, sta procedendo. Allora, si usa un comando che è apt install e poi il nome, ok? In questo caso io la prima cosa che devo installare è il compilatore, GCC. GCC sta per New C Compiler, ok? Il problema è che io qua sono l'utente test. E l'utente test è un utente che non ha particolari privilegi, mentre per installare nei sistemi operativi moderni bisogna essere l'amministratore di sistema. Pertanto, se io, vedete, faccio così, vedete che lui mi dice che non ha i permessi, permission denied. Allora, vedete, poi mi dice, are you root? Okay? Questo perché sotto Unix l'amministratore di sistema, che per esempio sotto Windows si chiama administrator, si chiama root. Quindi bisogna, in questo caso, o diventare root oppure dare il comando in questa maniera, sudo.
dove sudo sta per super user do, cioè fai come se fossi super user, ok? Voi direte sì, ma basta fare una cosa del genere per diventare root? E sì e no, nel senso che io adesso se do enter sono a tutti gli effetti root, ma per farlo devo usare una procedura che si chiama l'auto-autenticazione che funziona bene per tutta una serie di motivi che qua non possiamo vedere. Quindi io ci metto la password che era test e vedete che io a questo punto scarico il GCC. Vedete che il GCC sono 73 mega, se io adesso schiaccio Enter, lui mi prende per default la Yes perché è quella maiuscola, ok? Adesso lo lasciamo scaricare. Invece da questa parte, ecco, da questa parte ha terminato. Ok? Bene, questo ha terminato, quindi questo era il browser, sì, è anche partito, però a me non interessa in questo caso. Close tabs, questo è Edge, lo possiamo chiudere. Close all. Perfetto, molto bene. Vedete che qui abbiamo Firefox installato. Se io adesso vado qua, vedete, io qua posso dire Use Firefox as my default browser. Ci siamo. Ok, adesso qui. Ok, ci siamo. Qui c'è il sistema antivirus che non ha gradito. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, andiamo dall'altra parte, va? Che è meglio. Ok, quindi qui abbiamo effettuato la compilazione, scusate, l'installazione del GCC, e se io scrivo GCC, Enter, e vedete che lui si lamenta dicendo che non ci sono input file, cioè nel senso che la compilazione non ha funzionato perché non c'è niente da compilare, cioè non c'è un programma scritto in C da trasformare. E noi nella prima puntata avevamo visto il programmino in Snap, poi avevamo visto il programmino in C e il programmino in Python. Il programma in Python poi era stato lanciato in un modo un po' particolare perché il Python è un linguaggio interpretato. Il programmino in C era stato compilato tramite il code blocks che utilizza il GCC e io poi l'avevo lanciato senza porre troppo tempo in mezzo. Adesso stiamo installando il compilatore che serve poi per installare, per effettuare poi la compilazione. In particolar modo, se voi volete installare code blocks sotto Linux, avete bisogno prima di installare il GCC. Perché CodeBlocks sotto Linux non ha il compilatore in sé. Torniamo qua, questo ancora qui, che trita, va bene. Allora, andiamo avanti, quindi qua, così non perdiamo tempo. Allora, a questo punto io vorrei installare, ecco, prime cose relative a questi terminali. Se io uso i tasti cursore, quindi su, giù, destra, sinistra, allora, per esempio, se io uso il tasto su, recupero l'ultimo comando, io uso ancora il tasto su, il penultimo e così via, ok? Se uso il tasto giù, scendo, poi destra e sinistra naturalmente mi muovo su e giù sulla linea di comando, ok? Poi vedremo meglio come utilizzarla. Io però non voglio installare solo il GCC, ma anche il G++, che è il compilatore sostanzialmente C++, perché poi dopo nell'ultima puntata volevo farvi vedere ancora una cosa velocissima su C++, quindi installiamo anche il G++. Anche questo richiede il suo tempo di installazione. Ok, vediamo se questa è la volta buona. Questo lo possiamo chiudere. Poi, ecco, vedete, Mozilla Crash Reporter, quindi significa che Mozilla, cioè Firefox è andato in crash, we are sorry, the problem is crashed. Allora, vedete, qui c'è scritto tell Mozilla, cioè manda sostanzialmente avvisa di questa cosa. Io però preferirei evitare, facciamo quit Firefox, adesso proviamo a rilanciarlo, vediamo se questa volta è la volta buona. Facciamo così e via. Vedete che ci sono sempre qualche piccola incertezza, ma ce la faremo. No, mamma mia, quanta pazienza. We are sorry, ma sono sorry anch'io. Allora, dai, forse ce l'abbiamo fatta. Allora, qui noi che cosa dobbiamo installare invece sotto Windows? Come vi ho detto, la prima cosa che dobbiamo installare, a parte il Firefox, è CodeBlocks. Quindi ci scrivo CodeBlocks, Enter. Eccoci qua, vedete? CodeBlocks. Benissimo, vado solo un attimo dall'altra parte a vedere come va. Perfetto, quindi qui ha terminato. Se io faccio G++, faccio Enter, vedete che sta funzionando. Quindi questo è partito correttamente. Bene, allora andiamo sotto Windows.
Vi ricordo che sia il Windows che il Linux sono in realtà delle macchine virtuali guest che girano sull'host, che è il mio portatile, che è anche un Windows. Okay? Bene, allora installiamoci dunque CodeBlocks. Per farlo dobbiamo scaricare il codice. Allora, vedete che qui c'è la pagina, per così dire, introduttiva. Okay? Però io vado, scusate, qui va molto lento, vado dentro Downloads. Ok? Ok, ci siamo quasi. Un attimo di pazienza. Benissimo. Allora, a noi interessano le binary release, perché CodeBlocks, se volete, potete scaricarvi anche il codice sorgente, cioè scritto in CI, quello che è, però a noi bastano la binary release, quindi clic col tasto sinistro lì sopra. Ok. Benissimo, a questo punto dobbiamo scaricarci il software. Vedete che noi abbiamo una certa serie di scelte, ok? La versione è sempre la 17.12, quindi queste sono tutte per Windows. Allora, vedete che noi abbiamo un po' di scelte. La versione che dovete scaricare è esattamente questa. Attenzione a non sbagliarvi, ok? Esattamente questa. Purtroppo ogni anno capita che ci siano delle persone che scaricano altre versioni e poi dopo hanno dei problemi, perché le altre versioni sono semplicemente di solito prive del compilatore e chiaramente il CodeBlocks senza il compilatore non va da nessuna parte. E la versione con compilatore è quella nel cui nome c'è scritto MinGW. Questa è in effetti col compilatore, però un pochino diversa, lasciatela stare, e questa all'interno al Fortran per chi serve. Quindi voi dovete scaricare questa versione. Quindi potete scaricarla da qui oppure da qui, ok? Scarichiamo pure da qui. Ok, ho cliccato. Andiamo a vedere dall'altra parte. Anzi, no, aspettiamo un momento qua. Purtroppo qua ci vuole sempre un po' di tempo. Ok, va bene. Adesso dovrebbe partire il download. Adesso nel frattempo magari io vado dall'altra parte, vedete che qui sta, eccolo qua, ci siamo. Allora io voglio salvare il file, faccio save file e vedete che lui a questo punto sta scaricando, vedete deve scaricare 86 mega, mi scarica circa 1 MB al secondo, quindi più o meno facciamo abbastanza in fretta. Mentre lui scarica, vado da questa parte e faccio ancora qualcos'altro. Allora, che cos'altro devo installare? Allora, vorrei installare, tanto per iniziare, vedete, io faccio cursore su, così non devo riscrivere tutto. Allora, io vorrei installare un oggetto che si chiama NetTools. Questo serve perché dopo vorrei farvi vedere alcune cosucce interessanti della rete e mi servono dei programmini che stanno all'interno di questo pacchetto chiamato NetTools. Ok? Quindi installiamo questo. Ok. Vedete, questo è più compatto. Nel frattempo io vado dall'altra parte, vediamo com'è la situazione. Ok, siamo a buon punto. Bene, quindi il NetTools l'abbiamo scaricato. Dopodiché abbiamo detto, io mi devo anche installare un altro programma che si chiama Nmap, che dopo vi spiegherò a cosa serve, anche questo per scopi di rete. Andiamo dall'altra parte. Ok, questo direi a few seconds left. Ok, ha finito. Molto bene, installiamolo allora. Doppio clic e possiamo installarlo. Vediamo se è partito. Sì, è partito. Allora, uffa, di nuovo errore. Riproviamoci. Allora, prendiamo questo file, lo copiamo qua. Poi, questo qui lo iconizziamo. Lo mettiamo qua e proviamo a farlo partire separatamente.
Vediamo che cosa succede. Accidenti. Ci provo ancora. Vabbè, allora, scarichiamolo di nuovo. Facciamo finta di niente. Allora, qui torniamo indietro. Rifacciamo il tutto, facciamo prima. Mamma mia, che lentezza. Ok, ci siamo. Allora, stavo dicendo che la versione assolutamente da non sbagliarsi è questa qua. Proviamo a scaricarlo di qua. Magari è più veloce. Ok, save file. Nel frattempo questo lo cancelliamo. Bisogna tenere conto come parziale scusante che, come vi dicevo, in questo momento stanno girando tre sistemi operativi sul computer, più il software di registrazione, più la webcam, più il microfono, insomma è un po' appesantito, eh? Un po' molto appesantito. Allora, qui questo sta scaricando, bene, andiamo dall'altra parte, perfetto, quindi l'ultima cosa che abbiamo installato è l'Nmap. Bene, da questa parte, a questo punto, ci avanza ancora un'altra cosa che mi serve, OpenSSH-server, che servirà sempre per mostrarvi delle cose dopo. Ok? Yes, andiamo dall'altra parte, vediamo come procede. Ok, sta scaricando, vedete che da questo repository sembra che scarichi più velocemente. Andiamo su Linux, io ovviamente alterno i due sistemi in modo tale da sfruttare al massimo i tempi morti, purtroppo abbiate pazienza, ma l'installazione dei programmi, come vedete, non fila mai completamente liscia, c'è sempre qualcosa che non torna e ci vuole tanta pazienza, per quanto sia raffinato tutto ciò. Ok, quindi l'SSH c'è ed è a posto e adesso... Allora, tenete presente che sotto Linux il Python c'è già, se io scrivo py e poi schiaccio tab, il tasto tab, un paio di volte, vedete che qua abbiamo tutte le varie possibilità, e in particolar modo Python 3, quindi io scrivo th, Python 3, enter, e vedete che è partito il Python 3.6.7, io se voglio uscire faccio quit, aperta, chiusa, tonda, e siamo a posto. Ok? Quindi Python siamo a posto. Per cui da questa parte, a questo punto, mi manca CodeBlocks. Ok? Quindi lo posso installare con lo stesso sistema. Lancio l'installazione. 42 mega, lasciamo che installi. Nel frattempo vado dall'altra parte. Ok, quindi qui sembrerebbe aver funzionato. Lo prendo, lo metto qua. Vediamo se questa volta va meglio. Facciamo ancora un tentativo, dopodiché prendiamo un altro tipo di provvedimento. Eccolo, vedete che qua queste sono classiche cose che non dovrebbero succedere. Allora, in questi casi cosa si fa? Mi viene da pensare che la cosa migliore che posso fare è spegnere il computer e farlo ripartire. Una cosa tipicamente da informatici che tipicamente non dovrebbe essere fatta. Infatti vedete che qui è successo qualcosa, non so cosa, ma qualcosa è successo. Okay. Allora, nel frattempo lui invece ha terminato l'installazione. Ok? Quindi in sostanza quello che mi manca, adesso vediamo un po' qui come funziona, e adesso lui sta facendo shutdown. Ok, ha fatto shutdown. Allora, se io faccio quattro tasti su, vado qua, eccolo qua. Bene, allora vedete che Windows 10 è stato spento, lo facciamo ripartire, vediamo un po' se questa volta scenderà più a miti consigli, faccio switch, me lo manda a schermo completo,
Quindi in sostanza adesso noi dobbiamo ancora compilare il nostro primo programma di prova in CodeBlocks con Linux. Python abbiamo visto che sotto Linux funziona e poi dobbiamo installare CodeBlocks e provarlo sotto Windows e poi installare Python e provare anche Python sotto Linux, cioè più che altro verificare che funzioni. Ok, allora qui facciamo tasto host, cioè Ctrl F. Ok, che qui facciamo così, password doppio 0RD punto esclamativo, perfetto. Allora, vedete che qui c'è questo, proviamo a farci doppio, fare doppio clic, vediamo se questa volta ci va meglio. Vedete qua, probabilmente c'è qualche problema qua. Ok, chiede il nostro permesso, glielo concediamo. Ok, va bene. Ok, welcome to next. Ok, un po' lento, ma pazienza. Nel frattempo cerchiamo di fare un po' di pulizia qua. No, meglio di no. Allora, spostiamo questa finestra dall'altra parte. Ok, qui io direi di fare... Accidenti, rottura di scatole. Vabbè. Allora. Andiamo qua. Eccoci qua, finalmente ci siamo. Allora, questo qui io direi che se la smette di rompermi le scatole è solo di guadagnato. Not now. Dai, questo lasciamolo in pace. Via. Poi, invece abbiamo questo. Allora, qui io voglio fare semplicemente I agree. Tanta pazienza. Ok, allora qui questo sta procedendo. Ok, forse ci siamo. Allora, vedete che qui io ho fatto I agree sulla richiesta di licenza, quindi io qua faccio semplicemente next, non si tratta di fare niente di speciale, questo è il percorso dove lui mi installerà, vedete sono 253 mega. Ok. Install, vedete che adesso sta installando CodeBlocks, vedete che ha cominciato con farmi comparire l'icona. Ora, mentre lui installa CodeBlocks, sperando che questa volta arrivi a buon fine, io vado di qua e ci provo da Linux. Quindi io faccio CodeBlocks, scrivo code, faccio tab, vedete, lui mi dà due possibilità, blocks e page, a me interessa CodeBlocks, quindi aggiungo B, schiaccio di nuovo tab e lui mi espande in CodeBlocks. Faccio enter. Lui parte, eccoci qua. Allora, vedete che lui dice: ho bisogno del compilatore. Quale compilatore? Vedete che GCC Detected, perché noi abbiamo installato il GCC prima di installare CodeBlocks e quindi non abbiamo nessun problema. Quindi io clicco lì sopra, poi faccio OK. Lui parte, fatto. Questa è l'interfaccia di CodeBlocks che si vede normalmente, che si utilizza normalmente nel corso di informatica facendo il C, svolgendo il C. Allora, io cosa faccio? File. New project, che tipo di progetto? Console application, go, questo possiamo fare next, poi il linguaggio C, next, titolo, ma possiamo chiamarlo primo, ok? Però vedete, qui dice folder to create project in, cioè la directory dove mettere il progetto. Allora, qui non c'è, non va bene, quindi premiamo qua sopra, sempre col tasto sinistro, e lui mi dice dove posso provare, ma per esempio sul desktop, ok? A me interessa il desktop, così la possiamo vedere, facciamo open.
e ci siamo. Vedete che a questo punto questo è il percorso completo. Vedete, home test è il nome dell'utente, desktop è il suo desktop, primo è il nome della directory nonché il nome del progetto, e primo.cbp è il file che contiene il cbp, sta per code block project. Quindi diciamo next. A questo punto mi chiede: sei sicuro di voler usare il compilatore GCC? Non GCC? Sì, certo. Quindi finish. Fatto, nel senso che in questo modo noi abbiamo creato un progetto e il code blocks, quando parte, crea un progetto di default piccolino, molto semplice, da cui poi noi potremo partire durante il corso per realizzare programmi più complicati. Quindi se io faccio clic qua, poi vedete qui main.c è il programma, io faccio doppio clic e vedete che lui me lo espande qua. Questo è il programma, questo programma è estremamente semplice, quindi voi per creare altri programmi dovrete semplicemente, per esempio, andare qui e scriverci delle cose, aggiungerci delle cose. Ok? Ora, questo programma è molto semplice ed è sostanzialmente lo scheletro. Bene, adesso proviamo quindi a compilarlo, cioè a trasformarlo in un programma eseguibile. Io vado su questa icona qua, con questo dove c'è scritto build, premo l'icona. Vedete che lui qua sotto mi dice che ha terminato la compilazione. Zero errori, zero warning e in 0 secondi. Insomma, ha fatto molto in fretta, è un programma molto semplice. Se confrontate questo programmino molto semplice con quello che avevamo visto, appena più complicato, della prima lezione che serviva come esempio, vedrete che ci sono alcune cose in più perché questo fa solo output. Il programmino che avevamo fatto noi aveva input, elaborazione, dove l'elaborazione consisteva in fare più 5 in una variabile, e poi output, cioè stampare qualcosa. Quindi adesso l'abbiamo compilato, lo possiamo lanciare. Vedete che il risultato è molto simile a quello che avevamo ottenuto lanciando il programma durante la prima puntata. Vedete che lui mi dice press enter to continue, io clicco nella finestra, poi faccio premo enter e mi sparisce la finestra. A questo punto noi abbiamo realizzato il nostro primo programma, quindi qui noi abbiamo il sistema Linux completamente funzionante. Ok? Quindi qui do I want to save it? No. Okay? Quindi noi abbiamo un sistema che, oltre a tutta una serie di altre cose che abbiamo installato, che ci serviranno poi nella parte 3C, nella parte C della terza parte, abbiamo installato code blocks e Python perfettamente funzionanti. Andiamo dall'altra parte, vediamo un po'. Ecco, vedete, do you want to run code blocks now? Yes. Adesso vediamo se tutto parte correttamente. Speriamo di sì. Ok, vedete, anche qui mi dice compilatore individuato. In questo caso, attenzione, se voi non avevate scaricato la versione con su scritto sì, nel nome del file, a quest'ora non avrebbe trovato il compilatore e quindi sareste stati a piedi. Ok? Quindi noi qui facciamo ok. Perfetto, ci siamo. Ok? Poi qua lui dice: Is currently not a default application for C, C++ source files. Do you want to set it as a default? Yes. Ok. Adesso per comodità direi che noi qua possiamo mandarlo a tutto schermo, così è un po' più comodo. Speriamo che succeda niente. Perfetto, ha funzionato tutto bene. Molto bene, a questo punto noi facciamo esattamente come prima. File, notate che se io voglio creare un nuovo progetto posso anche farlo di qua, eh? Esattamente come la stessa cosa, anzi proviamo di qua. Open a new project, esattamente la stessa cosa, faccio console application, go, poi esattamente come prima qui va bene, poi qui scegliamo C, next, poi qui mettiamo anche qui lo chiamiamo primo, ok? Stesso problema, vedete invalid path, quindi io devo cliccare qui sopra, lui mi fa vedere il percorso. E vedete che io in questo caso vorrei il desktop, quindi il desktop di EA User, ok? EA User, desktop, vedete mi scrive desktop, faccio ok, vedete l'interfaccia è diversa da Linux, ma il concetto ovviamente è lo stesso, e vedete che mi dice che il folder verrà creato lì dentro, e il folder si chiamerà primo, perché è il nome del progetto, e il nome del progetto a tutti gli effetti è primo.cbp, dove cbp, come vi dicevo prima, è code blocks project, quindi facciamo next. Vi chiede conferma, va bene, finish, esattamente come prima, io faccio clic qui sopra, poi doppio clic qui sopra e vedete che qui ho lo stesso identico programma di prima. Se voglio essere sicuro che tutto funzioni, vado a fare clic qua, notate che build, io ce l'ho qua, però se voglio ce l'ho anche qua, stessa cosa, proviamo di qua, build, vedete che lui adesso sta compilando il programma,
vedete che l'ha compilato correttamente, è buon, siamo a posto, lo vogliamo lanciare, vedete che io ce l'ho qua, run, ma se voglio ce l'ho anche qua, run, ok? Vedete qui è la stessa cosa di prima, mi mostra ovviamente la stessa cosa, e poi io clicco all'interno, poi faccio any key, tasto qualsiasi, la barra spazio e siamo a posto. Se io a questo punto faccio file quit, esco di qua, do you want to save it? No, ok? Qui questo non so bene cosa ci faccia, finish, ok, siamo a posto. Questo era il file eseguibile del code blocks, lo possiamo tranquillamente con il tasto destro cancellare, tanto non ci serve più. Eccolo qua, delete. Ok, vi ricordo che tutto quello che cancellate va a finire nel cestino, quindi non viene cancellato definitivamente finché voi non fate tasto destro e poi empty recycle bin. Ok? Quindi questo l'abbiamo sistemato, ci manca ancora l'installazione di Python. Quindi dobbiamo rilanciare il Firefox. Poi qui dentro cerchiamo Python. Ok, laghiamo un pochino. Ok, download Python direttamente, senza andare tanto per il sottile. Vedete, download latest version for Windows, perché lui ha riconosciuto da quando il browser si è collegato che questo era un sistema operativo Windows e mi propone il download della versione per Windows. Io faccio così, vedete che lui mi dice sono 24 giga, save file. Ok, dopodiché a questo punto è qui, quindi sta scaricando. Ok, allora nel frattempo dall'altra parte Linux è a posto, quindi direi che siccome per il momento è a posto, io farei così, tanto per cominciare toglierei il tutto schermo. Ok, quindi toglierei il full screen. Okay, vedete che non è più full screen e a questo punto, come vi dicevo prima, lo metto in pausa. Pausa significa che è un po' come quando voi chiudete il portatile e lo lasciate lì così, è tutto fissato, tutto freeze. Okay? Torniamo da questa parte, questo ha finito, vediamo un po' se riusciamo a farlo partire senza ulteriori difficoltà. Va bene, vedete, install launcher for all users, quindi non solo per l'utente in questo caso che si chiamava EA user, qualcosa del genere, ma per tutti. Inoltre io farei anche add Python 3.7 to path, così siamo sicuri che tutto funzioni. Adesso facciamo install now. Lui mi chiederà l'autorizzazione e ci risiamo. Adesso lo prendiamo, lo piazziamo qua. Vediamo se va un po' meglio. Così. Ah, accidenti. Oggi ha deciso di farmi girare le scatole. Vabbè, allora, riproviamoci. Scarichiamolo nuovamente. Save file. Allora, facciamo così. Notate che in questo caso quello che sta creando problemi è il sistema di controllo dei permessi di Windows. Quindi vedete qua, one or more arguments are invalid, però non va molto bene questa cosa. Allora. Facciamo una cosa. Proviamo di qua. Sì, questo non mi interessa. Allora, andiamo qua. Allora, noi qui siamo. Questo è Windows User. Files, eccolo qua, executable installer, save
Sì, dovrebbe essere questo perché questo Windows. Notare che qui abbiamo un sistema operativo 64 bit, quindi scarichiamoci questo. Save file. Normalmente non ci sono questi problemi, credo che sia anche dovuto al fatto che stiamo facendo girare un po' troppe cose assieme. Allora, vediamo un po'. Questa è una versione lievemente diversa, ma dovrebbe funzionare. Anche questa. Allora. Ok, proviamo. Rimettiamo qua. Niente da fare. Va bene. Allora, questo ho già capito che me lo devo risolvere in qualche altra maniera. Facciamo un ultimo tentativo. Bah, è veramente incredibile questa cosa. Sentite, tagliamo la testa al toro. Prendiamo questa versione qui che non è l'ultima. Vediamo se va bene ugualmente. Ah, però ascoltate, proviamo a fare come abbiamo fatto prima, che non è elegante, ma potrebbe funzionare, perché io ho l'impressione che tutto questo sia dovuto al sovraccarico del sistema. Quindi facciamo shutdown, poi tiriamo giù la macchina virtuale. Ok, questa l'abbiamo già spenta. Vedete che Windows 10 è tuttora running, questa è in pausa. Ok, adesso aspettiamo che qua faccia shutdown. Magari facciamo o CTRL F, così mi va in una finestra. Ok, poi a questo punto, e siccome io mi sono un po' stufato, facciamo così. Vediamo se funziona. E se non funziona, usiamo le maniere forti. Va bene, mi sono stufato. Usiamo le maniere forti. Via. Bene, così avete visto anche qualcosa che, insomma, non dovrebbe fare parte del tutorial, ma evidentemente ne fa parte. Ok, facciamo ripartire la nostra macchina virtuale. Allora, normalmente questo tipo di problemi non succedono, però qua è anche vero che abbiamo un ambiente molto complicato, diciamo che però non dovrebbe succedere. Allora, facciamolo ripartire. Io vorrei completare questa parte, così completiamo la parte 3B e chiudiamo. Facciamo un ultimo tentativo. Eccoci qua. Clic qua sopra, pass w0rd, punto esclamativo con la P maiuscola, via. Ok, notate che io prima ho fatto power off sulla macchina. Power off significa è lo stesso come se io andassi sul computer fisico e gli togliessi brutalmente la corrente. Quindi è una cosa assolutamente da non fare salvo casi di emergenza, ok? Perché quando uno toglie la corrente al computer, l'hard disk su cui è contenuto il sistema operativo e tutto quello che noi abbiamo, viene, diciamo, un po' maltrattato, ok? Quindi quando il computer riparte, cerca di rimettere assieme i pezzi e potrebbe anche non farcela. Quindi questo significa che potrebbe anche non tornare nelle condizioni di prima. Questo non succede quasi mai, però era solo per dirvi, fate attenzione perché potrebbe, insomma, se si riesce a evitare, tanto di guadagnato. Oh, questa volta ce l'abbiamo fatta, quindi vedete che era tutto, la causa era nel sistema di verifica di autenticazione di Windows che per qualche motivo aveva deciso che non era il caso di installare Python, ok? Quindi adesso noi comunque lo stiamo installando.
poi verificheremo. Adesso qua io mi azzardo a fare full screen, così almeno siamo comodi. Adesso, se vi ricordate, sotto Linux per testare Python abbiamo aperto un terminale, poi abbiamo scritto Python 3, Enter, e poi abbiamo chiuso facendo quit, aperta, chiusa, tonda. Qui dobbiamo fare la stessa cosa, però la dobbiamo fare da un terminale su linea di comando. Okay? E quindi adesso magari io mi azzardo e qui all'interno comincio già a scrivere cmd, enter, e lui mi apre un terminale su linea di comando. Okay? Adesso qui nel frattempo sta continuando a installare. Adesso vediamo se funziona. In teoria qui non dovrebbe ancora funzionare perché l'abbiamo aperto prima della fine dell'installazione, però giusto per mostrare, vedete, add to path, ok, bene, was successful, close. Allora qui per lanciarlo dovrei scrivere py, enter, ha funzionato, ok? Quindi io adesso per uscire faccio quit, aperta, chiusa. Ecco, qui questo è dovuto al fatto che io ho fatto reboot, ma la tastiera era quella inglese. Se io vado sulla tastiera italiana, adesso la tastiera italiana, e io faccio così e siamo a posto. Ok? Quindi a questo punto io faccio Ctrl F, lo rimpicciolisco e poi faccio Machine Pause in modo tale da avere tutte e due le macchine in pausa. Bene, allora diciamo che con questo abbiamo terminato la parte 3B. E ci vediamo tra poco per la parte 3C.